Ciao ragazzi e ciao ragazze, scusate la luce accecante, ma oggi c'è il sole stranamente a Genova, quindi non siete abituati a vedermi così luminosa. Ma video haul, ma non un video haul qualunque, il video haul delle nuove collezioni Essence, la linea Cinderella e la linea I Love Nude. Io non ho parole, o meglio, stranamente sono uscite, non vi dico nei tempi precisi, ma quasi, quindi sono veramente veramente contenta. Io mi ero già organizzata con la Cinzia per acquistare le varie collezioni nuove su un sito tedesco, invece strano ma vero sono arrivate qua a Genova. E per chi fosse interessata, nel punto vendita scarpe scarpe di Genova Teglia e nel punto vendita OVS di Genova Teglia, tutti e due in via Rivarolo, ci sono entrambe le collezioni, o meglio, da scarpe scarpe c'è tutta la linea Cinderella. E poi per quanto riguarda la linea nude c'è tutto tranne i rossetti. Invece per quanto riguarda appunto la linea nude, se siete interessati ai rossetti andate da OVS e lì c'è tutto tranne la linea Cinderella. Comunque parto appunto con la nuova linea Cinderella che secondo me è meravigliosa. C'erano parecchie cosine, ma io ho preso solo quelle che mi piacevano effettivamente, a parte una che ora ve la faccio vedere, la prima, ovvero la palette. Non sono colori che io utilizzerei tantissimo, soprattutto questo rosino qua. Gli altri magari sì, quelli più scuri sì, il rosino, però era talmente bella sta palette ed era talmente bello il fatto che fosse di Cenerentola che io non ho saputo resistere, quindi l'ho presa. E le colorazioni sono queste. Ora io guardo un attimo in videocamera. Ok, se faccio così forse le vedete meglio. Comunque un grigio, un blu, un azzurro, un lillino, un rosino, un bianco. Così non si vede niente, ma così sì, ok. Io devo dire che gli ultimi quattro colori, a parte appunto il rosino, il bianco volendo si può utilizzare il rosino, insomma, ma gli altri sono proprio carini. Quindi ho detto perché no. Poi la linea Cinderella, io adoro Cenerentola. Quindi sono anche già andata a vedere il film ed è bellissimo, andate a vederlo. Poi la cosa più bella sicuramente di tutte è il blush, il numero 01, So This Is Love, ed è meraviglioso. Qua fuori, come vedete, c'è l'immagine, ora io non so quanto voi riusciate a vederla, comunque l'immagine dell'ombra di Cenerentola, il castello, eccetera, eccetera. All'interno c'è nella parte superiore la maga, vabbè, la fata madrina con la zucca da questo lato. E poi ovviamente il blush che in questo momento è stato un attimo messo in secondo piano, ma solo perché è veramente meravigliosa. Il blush è un rosa, direi. Un rosa lievemente pescato, che non credo si vedrà molto per tutto questo cavolo di sole che c'è oggi, ma spero appunto che voi riusciate a vedere qualcosina. Comunque metterò le foto sia su Instagram che su Facebook, quindi al limite andate a vederle. E poi ho preso i due gloss, lo so, è un sacco di tempo che dico, ah, io i gloss non li metto più, non li metto più, ma questi erano troppo bellini e poi appunto facendo parte della linea Cinderella non potevo non prenderli e devo dire che i colori mi piacciono parecchio, quindi secondo me questi qua magari anche soprattutto d'estate è facile che li utilizzo, soprattutto questo qui. Questo è un colore che secondo me va bene per tutti i giorni per andare a lavorare perché è un trasparente con dei glitterini rosati. Quindi è carino. Molto molto da tutti i giorni. E aiuto. E invece questo è un color simil corallo. Il numero 02 So This Is Love. E invece il numero 1, che è quello più chiaro, si chiama Sing Sweet Nightingale, credo. Il mio inglese oggi fa lacune. Questo è, vabbè, io ora l'ho messo sopra il trasparente. Atos, vai a cuccia! Carino, niente di troppo pesante, quindi come blush da tutti i giorni, sì, vabbè, ciao, come gloss da tutti i giorni vanno benissimo. Io volevo togliermi però il gloss per poi provarmi nude, vabbè, niente, i nude ve li faccio vedere sulla mano. Quindi queste sono le quattro cose che io ho preso della linea Cinderella. Poi nella linea invece, diciamo, classica, o meglio, non limited edition, ora non mi viene la parola, c'è
È arrivato un nuovo pennello che è l'Eye Blender Brush ed è un pennello da sfumatura e ve lo faccio vedere immediatamente. Ne ho trovato anche un altro di quelli colorati, cioè i pennelli quelli lillini e arancionini. Io ne ho trovato uno sull'appunto salmone, ma l'unica cosa che non mi piaceva è che non era un pennello, ma era uno spugnottino gigante che secondo me sono difficilissimi poi da rialavare, quindi ho detto non lascio perdere. Questo è il pennello invece da sfumatura, sembra caruccio, le setole sono un po' durette, cioè non sono morbide come un 217 di MAC, diciamocelo, però la forma è molto carina, secondo me potrebbe essere un ottimo sfumino, quindi direi che lo proverò sicuramente in questi giorni e vi farò sapere. Ah, non vi ho detto i prezzi, ovviamente, perché sono bruciata. Allora, la palette viene 4,19, anzi 4,89, il blush 4,19 della linea Cinderella, ovviamente sto dicendo, e poi i... Cosa caspiterina mi ha segnato la tipa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi, 1, 4, cosa caspita? Ah, perché ho preso anche questo che l'ho preso di là. 3,59 questo, che ora ve lo faccio vedere e poi boh, non lo so. C'ho più pezzi sullo scontrino, vabbè, fa niente, non ho perso niente, no, mi avrà mancato qualcosa in più, fa lo stesso. Ora non devo pensarci, vado avanti. E quindi, appunto, quello è il nuovo pennello da sfumatura. Tra le nuove uscite ci sono anche tre mascara, quattro credo, quattro mascara, io ne ho presi due. Uno è questo qua, che è il Pump No Clump Deep Black Volume Mascara, quindi volume estremo e super colore. È un mascara con la, aiuto, con l'applicatore in silicone e dentini piccoli, 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 piccoli. Curiosissima di provarlo. Ero sinceramente dubbiosa sul fatto di aprire altri nuovi mascara. Però a me dispiace fare il video e non farvi vedere come sono, perché allora è inutile. Quindi io ho detto vabbè, pace, li apro, tanto metto quintali di mascara. Atos, ti ho chiesto cortesemente di andare a cuccia, scusate, ma vederlo fare mantendere come un'anima in pena mi ansia. E poi l'altro mascara invece è il nuovo Lash Princess False Lash Effect Mascara. È praticamente identico come estetica a quello precedente, solo che i disegnini, le scritte erano tutte arancioni, ora è verdino. La differenza sostanziale sta nello scovolino, che questa volta è un po' più grande. Ed è fatto così, è lievemente conico, con la punta un pochino più piccola e va ad allargarsi sul finale. Curiosissima di provare anche questo. Ma ora passiamo ai nude. Allora, per quanto riguarda i nude ho preso due, oddio, ce la posso fare, smalti. E voi mi direte, ma c'hai il gel, che cazzo no, li hai presi a fare? Allora, li ho presi perché erano troppo bellini. E li ho presi perché comunque si sta avvicinando la bella stagione, le scarpe aperte, quindi sui piedi metto lo smalto. Ma ho preso questo colore specifico perché ho due unghie, che ora voi non riuscite a vedere in fotocamera, ma che mi si sono macchiate. Quindi probabilmente ho usato qualche detersivo che mi ha sporcato il gel. E ho preso un colore molto molto simile, che è il numero, aspettate che ve lo dico subito, perché non trovo il numero? Nude 05 Pure Soul, che è una specie di color bianco latte, un bianco latte rosino, non saprei come descriverlo, però è molto molto chiaro. E poi invece ho preso questa miriade pazzesca di glitter, che è il numero, aspettate che con tutti i glitter non riesco a leggere, oddio, come faccio a leggere il numero dello... Vabbè, è l'unico glitterato della serie, perché io non riesco a leggere, raga, scusatemi. Ed è un insieme di glitter tra il marroncino e il rosato, meraviglioso. E questo non vedo l'ora di metterlo nei piedi. Per quanto riguarda i rossetti, sono 5 i nude in uscita, anzi che sono usciti. Io ne ho presi due, ho preso il numero 01 e il numero 03, che sono i due con sottotono rosato, gli altri tendevano di più al giallo. Lo 01 è questo qua, meraviglioso, e ve lo cerco di swatchare anche sulla mano. È chiarissimo, quindi non credo si veda molto in fotocamera. Però era proprio bellino. E allora l'ho preso. Invece lo 03 è un pochino più... Ah, lo 01 si chiama Warning Only a Smile. Lo 03 è Come Naturally ed è un po' più scuro.
è un nude un po' più marroncino e ve lo faccio vedere swatchato, è meraviglioso questo qua, è veramente bello. Ora io cerco di muovere la mano per farvi vedere al meglio i colori. Sono molto curiosa di provare questo. Di questo ne ho uno simile, quindi non credo che mi dia chissà quale effetto pazzesco, ma questo qua lo trovo molto particolare, mi piace veramente un sacco. Bene, direi che vi ho fatto vedere tutti i miei nuovi prodotti Essence. Come al solito io compro, 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 poi non so più dove mettere le cose. Stavo cominciando a pensare di dar via un po' di trucchi, perché ne ho veramente tanti e ho tantissimi trucchi che magari ho usato, boh, 2 volte, 3. Quindi, boh, ora ci penso un attimo, poi al limite se qualcuna fosse interessata a qualcosa mi manda un messaggio. Io non so più dove metterli. L'altro giorno la Cinzia mi ha fatto, praticamente mi ha riempito 3 palette neve con degli ombretti Kiko Essence e quindi sono riuscita un po' a sistemarli, ma me ne sono avanzati un'altra quarantina, quindi ne ho veramente tanti che fondamentalmente non uso, perché ora sono molto più fissata sulle palette. Gli ombretti singoli a me mi rompono un po' le balle. Infatti sono usciti un sacco di nuovi ombretti di Essence, sia della linea nude, ma sia proprio della linea permanente, ma non ne ho preso neanche uno perché non so veramente più cosa farmene, cioè sono arrivata a tappo. Bene, adesso vi mando un bacio gigante, vi auguro una buona giornata. Io questa mattina sono andata in palestra, mattina di riposo, ma oggi pomeriggio vado a lavorare, voglia zero. Vi mando un bacione grande, al prossimo video. Ciao!